Salve a tutti, nella lezione di oggi parleremo della parabola. Allora, possiamo dare una prima definizione di parabola. Vi consiglio di scrivervela. Diciamo che tante cose ve le dico verbalmente, però quello che scrivo probabilmente è importante che ve lo possiate scrivere anche voi in modo da poterlo riportare meglio, perché una cosa è praticamente ascoltare e basta, una cosa è ascoltare, scrivere, metabolizzare quello che viene detto e rielaborare ed eventualmente anche riuscirlo a, non proprio a ripeterlo, a riproporlo con parole proprie. Allora, la parabola è il luogo geometrico dei punti. Si può dire più semplicemente anche l'insieme dei punti, però sappiate che il lessico tecnico è molto importante in matematica. Quindi a me piace di più chiamarlo luogo geometrico dei punti. Togliamo questa virgola, mi è venuta in mente un'altra frase, il luogo geometrico dei punti equidistanti da un punto fisso detto fuoco. E da una retta chiamata direttrice, ricordate il fuoco e direttrice. Mettiamoci anche una condizione di distanza: il fuoco come punto non deve appartenere alla direttrice, che altrimenti non si potrebbe costruire la nostra parabola. Andiamo. Proviamo a costruirla a questo punto. Allora, creiamo la nostra direttrice. Scegliamo in verde il nostro fuoco. Ovviamente mi costruisco anche questa retta, che in realtà è una retta particolare che si chiama asse, poi daremo una definizione, però me la costruisco perché? Perché se sono i punti equidistanti dal fuoco e dalla direttrice, la distanza fuoco-direttrice in questo caso è questa distanza qui, la faccio vedere con la manina, da qui a qui, e esattamente alla metà si passerà la nostra parabola, e in questo punto dove si incontrano la parabola con l'asse, questo punto viene detto anche vertice, che è un punto estremante, è un punto estremo, o è il più alto della parabola o è il più basso. Ovviamente se mi vado a spostare su questo segmento qui e vado a trovare l'altro punto medio, sarà questo. Se vado a spostare ulteriormente e vado a tracciare tutti i punti medi, ok, mi troverò in qualcosa del genere. Provo a unire tutti i punti. Metto i puntini perché la parabola è infinita. È un'uscita proprio a meraviglia. Non mi piace, cioè mi piace diciamo spiegarvela a mano libera come se stessi alla lavagna. Per carità, mi potrebbe far comodo adesso anche usare i quadretti perché? Perché la parabola, scriviamocelo, è simmetrica rispetto all'asse. Quindi questa parte qui della parabola è specchiata rispetto a questa. Quindi se io prendo questo punto rispetto all'asse, la loro distanza, la distanza tra questo punto e l'asse, questo punto e l'asse deve essere uguale. Nel mio caso non mi è uscita uguale, vi chiedo scusa per l'inesattezza e l'imprecisione grafica,
avrei potuto prendere delle forme direttamente dal software, però preferisco disegnare a mano libera. Quindi abbiamo detto che in questo caso la parabola è l'insieme e il luogo geometrico dei punti rossi. Lo scrivo così banalmente per farti capire qual è la parabola. Ok? Questa parabola è fondamentale, si usa nella risoluzione delle equazioni e delle disequazioni di secondo grado, si usa spesso, capita anche nello studio di funzioni al quinto anno, diciamo, è veramente importante. Quindi imparatela bene. Proviamo a fare qualcosa di più. Proviamo a trovarci l'equazione della parabola. Non ve la voglio dare questa volta l'equazione, cioè non vi voglio dire subito, anzi, ve lo posso anche dire subito qual è, perché molti di voi la conosceranno. Y uguale a x quadro più bx più c, però desidero trovarla con voi. E come? Allora prendiamo un punto generico P della parabola di coordinate x, y. Ok? Questo punto, per definizione, deve essere equidistante dal fuoco che ha coordinate. Se questo è il nostro, lo facciamo diventare il nostro piano cartesiano x, y, e decidiamo che l'ordinata del fuoco è k, allora avrà ordinate 0k. Ovviamente, il punto proiettato sulla direttrice, che posso chiamare H, avrà coordinate, ovviamente avrà la medesima ascissa del punto X, scusate, del punto P, quindi è X, e come ordinata avrà 0. A questo punto mi conviene fare una traslazione del mio piano cartesiano e mi conviene traslarlo verso l'alto, quindi fare una traslazione v del vettore v lungo l'asse y di 0 k mezzi. Quindi essenzialmente sto traslando l'asse delle x e lo sto traslando in maniera tale da farlo passare proprio qui nel punto di mezzeria, in k mezzi. Allora, se deve passare proprio qui, ci provo, eccolo qui, questo sarà il mio nuovo asse X. Ok? Allora a questo punto, guardate che cosa diventa comodo, se io voglio continuare a chiamare l'ordinata del fuoco K, a questo punto, siccome abbiamo detto che la distanza rispetto a Y tra il fuoco, il vertice, questo si chiamava vertice, e l'asse è la medesima, quindi fuoco, vertice, vertice, direttrice, la distanza è la stessa, se questo è k, questo sarà meno k e ci tornerà utile avere questa ricorrenza, cioè avere k sia nella proiezione del punto rispetto al fuoco come ordinata, sia nella proiezione del punto rispetto all'ascissa. Io me lo trovo qui, sempre come ordinata. Però, ovviamente, se questo è positivo, questo si trova al di sotto dell'asse delle x, quindi sarà meno k. Ok? Allora, andiamo a vedere adesso, proviamo a scrivere quanto abbiamo appena detto. Cioè, se è l'insieme dei punti equidistanti dal fuoco e dalla direttrice, pH deve essere uguale a pf. Ok? Chiamiamolo F il punto del fuoco. Allora, segmento PH deve essere uguale, se parliamo di geometria sarebbe più corretto dire congruente, che differenza c'è? PH è uguale solo a se stesso medesimo. In realtà che cos'è uguale tra PH e PF? È uguale la lunghezza, la distanza. Quindi diciamo che sono due segmenti congruenti. Se proprio vogliamo essere precisi, proprio inattaccabili, FP. Ok?
Però queste sono sottigliezze ai quadri, cioè vi posso dire anche che probabilmente nel vostro libro di testo, se trovate, anzi lo troverete, pH uguale FP, ovviamente potranno cambiare i simboli, i nomi delle lettere, non è un errore assolutamente. Possiamo dire però che se vogliamo essere proprio estremamente precisi da un punto di vista geometrico, è meglio dire che i due segmenti sono congruenti, però le loro distanze sono uguali. Allora, se la distanza è uguale, andiamoci a calcolare la distanza. Vi ricordo che la distanza a... Dai, vi scrivo la regoletta della distanza. Se x1, y1, b, x2, y2, la formula delle distanze, se voglio la lunghezza del segmento AB, prenderò, devo fare il quadrato tra l'ascissa di B meno l'ascissa di A, tutto al quadrato abbiamo detto, più, mi sposto un po' che non mi è finito lo spazio, l'ordinata di B meno l'ordinata di A, tutto al quadrato. Se poi vorrete, me lo scrivete nei commenti, vi spiego anche questa formula. Oggi, questo è il giorno delle spiegazioni, vi sto spiegando, non vi voglio dare nulla per scontato. Cioè, voglio dimostrarvi che l'equazione della parabola è esattamente y uguale a x quadro più bx più c. Bene, abbiamo utilizzato la definizione di parabola e abbiamo scritto semplicemente che le distanze dei due segmenti devono essere uguali. Allora, andiamoci a calcolare questa distanza. Allora, PH. La distanza PH è banale. Perché è banale? Perché? Se questo è k e questo è y, la distanza PH è questa, è la somma di y più k. Ok? Questa distanza, siccome la distanza è sempre positiva e potrebbe venire anche negativa, scriviamo che y più k in modulo. Perché? Perché la parabola in questo caso ve l'ho fatta con la concavità rivolta verso l'alto, dipende se la parabola è concava o convessa. Se fosse stata con la concavità verso il basso, y sarebbe stata negativa e la somma di y, ovviamente la distanza punto punto è ordinata di p meno ordinata di h, y meno k diventa y più k in modulo. Ma se fosse stata la parabola praticamente verso il basso, ve la sto cercando di rappresentare con la manina che si muove, ovviamente questa distanza sarebbe una negativa. Allora, siete liberi di rappresentare la parabola come volete, e allora a questo punto, siccome io adesso l'ho rappresentata verso l'alto come canonicamente si usa, se volete rappresentarla verso il basso non è un errore, ma metteteci il modulo, anche perché per calcolare la distanza FP dovremo usare il teorema di Pitagora. E sapete benissimo che il risultato di una radice è sempre maggiore o uguale di 0, quindi la quantità y più k deve essere per forza maggiore di 0, anche perché non sarebbe possibile altrimenti, cioè una radice non può essere, il risultato di una radice non può essere negativo. Allora, la distanza rispetto all'asse delle x è proprio, se adesso andiamo ad applicare il teorema di Pitagora, cioè lungo x la distanza è questa, lungo l'asse delle x. Lungo l'asse delle y la distanza è y meno k. Adesso y mi è venuta quasi all'altezza, vi provo a fare un grande zoom. Ok? Allora, questa è la nostra y. Questo è il nostro triangolo rettangolo. Questa è la nostra ipotenusa, che è la nostra distanza. Questa è la nostra x e questa quantità sarà y meno k. Perché tutto questo uso il rosso. Questo qui è y, questo è k, questo qui sarà y meno k. Benissimo, andiamolo a scrivere. Quindi uso il bianco per essere rispettoso di quello che avevo scritto prima, quindi x al quadrato più y al
meno k tutto al quadrato. Ok, allora svolgiamo questo passaggio. Ovviamente per eliminare modulo e radice elevo tutto al quadrato. Quindi ottengo y più k al quadrato, che sarà sempre positivo e non ho più bisogno del modulo. La radice se ne va col quadrato e quindi ottengo x quadro e devo fare adesso il quadrato di questo binomio. Quindi il quadrato del primo termine è y quadro, il doppio prodotto è primo per secondo è meno 2yk, il quadrato del secondo termine è k quadro. Anche qui svolgiamo il quadrato del binomio, quadrato del primo più il doppio prodotto del primo per il secondo più il secondo al quadrato deve essere uguale a x quadro più y quadro meno 2yk più k quadro. K quadro e k quadro se ne vanno. Ok? In questo caso anche y quadro se ne va. Benissimo. 4ky, se sposto al primo membro questa quantità, ottengo 2 yk più 2 yk K quadro se n'è andato, se ne sono andati. Benissimo, mi conviene, mi manca un termine, 2yk, 2yk, ok. Scusate, io sono in diretta, non mi va di cancellare, nemmeno sono un po' stanco perché veramente da oggi è stata una giornata faticosissima, però non mi va di cancellare nulla, vi lascio anche questa parte. Ok, allora abbiamo detto, abbiamo x quadro più y quadro nel doppio prodotto, k quadro, ok, ho rimuoviamo tutto, k quadro se ne va con k quadro, ok, y quadro se ne va con y quadro, voglio controllare che sia tutto giusto, quindi rimane che 2e, ok. Era tutto giusto, semplicemente sono io che sono stanco e volevo ricontrollare per non scrivere cavolate. 4yk uguale x quadro e quindi possiamo ottenere che y è uguale a x quadro tutto fratto 4k, va bene? Quindi se vogliamo chiamare 1 su 4k è un valore, ok? 1 su 4k lo chiamiamo a. Allora in questo caso la formula diventa y uguale a x quadro, una permessa, perché voi mi dite che non è uguale, manca il termine più bx più c. Ovviamente io ho fatto una parabola che passa proprio, che è simmetrica all'asse dell'y e in questo caso passa per il punto 0,0, quindi passa per l'origine degli assi. Allora a questo punto bisogna, per trovare l'equazione di una parabola in una posizione generica, bisogna, torno qui, traslare di un vettore v la parabola, ad esempio la traslo di così, e la stessa parabola me la vado a costruire qui. Così ho una parabola generica che non deve per forza passare per l'origine. Andiamo a vedere che cosa succede. Allora, il vettore v avrà coordinate, me lo scrivo, questo è v, per semplicità lo chiamiamo xv, yv. Quindi devo traslare ogni punto della parabola del vettore v. Benissimo. Quindi, se la parabola, in questo caso, avrà il vertice, il nuovo vertice sarà proprio in xv, yv. L'asse passerà proprio per quel punto lì. Allora, l'equazione di questa parabola sarà y meno y, oddio, ho scritto troppo alto, meno yv uguale a x meno xv, per la regola della traslazione. Al posto di x
ho riscritto x meno xv al posto di y meno yv, come vuole la regola della traslazione. Ovviamente tutto questo da x al quadrato, quindi x meno xv al quadrato. Facciamo i calcoli, y meno yv uguale a, facciamo prima il quadrato di questo binomio, x quadro meno 2xx con 0 più x con 0 tutto al quadrato, dobbiamo poi moltiplicarlo per a, meno y0 uguale a x quadro meno 2axx con 0 più ax con 0 tutto elevato al quadrato. Benissimo, allora questa non è xy0, è x con v. Scriviamoci adesso quanto uguale y sarà uguale ad a x quadro meno 2 a x v x più a x v al quadrato più y v al quadrato. X v y v sono due numeretti di traslazione. Ok, quindi questo è un numero indipendente dalla variabile dipendente che è x, y, scusate, x è la variabile indipendente, y non è la variabile dipendente. Se questo coefficiente lo chiamiamo c, questa quantità la chiamiamo b, ecco voi l'equazione della parabola. Y uguale a x quadro più bx più c, dove b è uguale a meno 2axv, che è un coefficiente, e c sarà proprio uguale ad axv quadro più yv quadro. Questa è la dimostrazione per cui la parabola ha questa equazione. A questo punto, che cosa stiamo dicendo? Che la nostra A, vediamo, era proprio 1, ricordatevi, ed a è 1 fratto 4k. A questo punto possiamo anche ricavarci, fare il formula inversa, ossia k sarà uguale a 1 fratto 4a. Da questa ci possiamo trovare xv che sarà uguale a meno b fratto 2a. E ci possiamo trovare anche yv, questo è un po' più lungo di passaggio, lo scrivo qua. Yv è uguale a c meno axv tutto al quadrato, ma xv è meno b su 2a. Allora, c meno a meno b su 2a tutto al quadrato, che è uguale a c meno a b quadro fratto 4a quadro. Quindi, come diventa? C meno questo si arriva con questo, b quadro fratto 4a. Benissimo. Possiamo fare il minimo con il multiplo. Minimo con il multiplo è 4a. Allora diventa ac meno b quadro. Ma b quadro meno ac meno, scusate, c'è anche il 4. B quadro meno 4c è delta. 4c meno b quadro sarà meno delta. Quindi meno delta fratto 4a. E quindi ho fatto tutto questo perché? Perché xv è l'ascissa del vertice, yv è l'ordinata del vertice e ci siamo trovati le coordinate del vertice. Quindi le coordinate del vertice sono meno b fratto 2a, il 2 mi è uscito veramente male, fra punto e virgola, ordinata meno delta fratto 4a. Ho la tastiera che comincia a essere un pochettino stanca, pure lei la disconnetto e la riconnetto. Benissimo, ci siamo trovati. Abbiamo dimostrato perché il vertice
è un esercizio molto ricorrente, vi danno l'equazione della parabola e vi dicono trovatevi vertice, direttrice, fuoco e asse. Ok? Abbiamo dimostrato che il vertice ha coordinate meno b fratto 2a e, come volete, o meno delta fratto 4a o 4ac meno b quadro tutto fratto 4a. Benissimo. A questo punto il fuoco ovviamente è allineato col vertice e l'ordinata del fuoco. Per trovare l'ordinata del fuoco dobbiamo sommare all'ordinata del vertice il K, quindi 1 su 4A. Riprendo, non so dove è andato a finire. Ok? Sappiamo che tra il vertice e il fuoco la distanza è K. La distanza è tutto il tessuto traslato, il nuovo fuoco si troverà qui a distanza dal nuovo vertice. Benissimo. Quindi, siccome abbiamo già l'ordinata del vertice, per il fuoco la scissa è la stessa, xf sarà la stessa e l'ordinata sarà yv più k. L'abbiamo appena visto. Quindi, la scissa è meno b fratto 2a. L'ordinata yv è meno delta tutto fratto 4a più k che era 1 fratto 4a. Benissimo. Allora, troviamoci quanto fa questa somma. Il minimo e il multiplo è sempre 4a, quindi abbiamo meno delta più 1. E quindi l'ordinata sarà 4a 1 meno delta, ordinata del fuoco. Benissimo. E la direttrice? Ma la direttrice, se vi ricordate, si trovava a distanza meno k, quindi si troverà a distanza meno k, quindi dal vertice, quindi all'ordinata del vertice dobbiamo toglierci meno k. La direttrice è una retta, quindi avrà solo y, quindi sarà y del vertice meno k, quindi sarà y del vertice e meno delta fratto 4a meno k, quindi meno 1 fratto 4a, quindi in sostanza meno, lo metto in evidenza, delta più 1 tutto fratto 4a. E abbiamo dimostrato anche l'equazione della retta della direttrice. Benissimo, l'asse di simmetria che abbiamo detto è la parabola è simmetrica rispetto a questo asse, va bene? Adesso ci manca da definire quanto sarà l'asse di simmetria e del proprio meno b fratto 2a. Ok? Quindi questo asse, quando verrà traslato, sarà una retta parallela all'asse dell'y e avrà. Perché meno b fratto 2a? Perché ovviamente l'asse passa per il vertice, quindi avrà per forza la stessa scissa del vertice. In sostanza, ricapitolando, ve lo scrivo qua, il vertice ha coordinate meno b fratto 2a e abbiamo detto meno delta fratto 4a. Il fuoco, stessa ascissa, gli dobbiamo andare a sommare k, quindi 1 fratto 4a e uscita 1 meno delta fratto 4a. Benissimo. L'asse di simmetria ce l'abbiamo già scritto, lo riscrivo x è meno b fratto 2a e y, ossia la direttrice, è meno 1 più delta fratto 4a. Quindi per oggi
Per questa lezione mi sembra abbastanza, diciamo che vi ho detto vita, morte e miracoli della parabola. Se sarete in grado di spiegarla così alla vostra professoressa, non so se la vostra professoressa vi vorrà dimostrare tutti questi passaggi, però sappiate che ci farete bella figura a dire tutto quello che la professoressa ha spiegato. Consiglio, non ai professori dà fastidio trovare discenti, studenti presuntuosi o saccenti, scusate, escono pure le rime strane a quest'ora. Perché vi dico questo? Perché se voi adesso vi studiate tutto questo, la professoressa magari ha poco tempo, ma siamo anche in un periodo di Covid, quindi magari ha tralasciato queste parti e poi le fate vedere tutti questi passaggi, ci sono alcuni professori che apprezzano, altri professori magari che si arrabbiano. Perché? Perché è un limite dei professori, lo ammetto. A volte al professore non piace sentire che un ragazzo possa addirittura sapere di più o che possa sapere comunque di più di quello che sia stato spiegato. Quindi un consiglio che vi do, siccome voi verrete giudicati dai professori e vi dovete confrontare quindi anche con l'intelligenza dei vostri professori e anche con l'ego dei vostri professori, sono esseri umani, io non me la sto prendendo con i professori, vi sto dando solo un consiglio, diciamo, chiamiamolo così, psicologico, va bene? Ok, se vi dovete confrontare con i vostri professori è sempre bella la modestia, è sempre bello, diciamo, rispondere a quello che viene chiesto e al massimo potete dire al professore: mi posso permettere di aggiungere, di dare qualche informazione aggiuntiva? Se il professore è contento, sarete contenti tutti col voto e andrete anche molto d'accordo con il professore. Con questo è tutto, che sono distrutto, sto parlando, sono quasi in fase REM, e se vi è piaciuto il video condividetelo, condividetelo tra voi, ok? Iscrivetevi al canale, mettete mi piace, seguitemi, datemi consigli. Io sono felice di mettere la mia conoscenza a disposizione vostra. Vi racconto un pochettino di me, ancora non vi ho detto niente. Sono un ingegnere meccanico, mi sono vinto diversi concorsi, ho vinto il concorso nel quale mi sono abilitato all'insegnamento, ho vinto il concorso, i vecchi concorsi per diventare docenti erano dei concorsi chiamati a cattedra, quindi ho vinto un ulteriore concorso per diventare docente di ruolo, poi ho fatto un altro concorso e quindi ho seguito un altro corso di specializzazione in pedagogia e sostegno. La pedagogia è, chiamiamola così, tutta quella scienza che insegna come bisogna insegnare, cioè non è detto che una persona che sappia anche trasferire contenuti conoscitivi che ha appreso. E poi ho fatto un altro concorso e faccio anche quindi ricerca all'università nella meccatronica e nella robotica. Questa è solo una piccola parte di me. Per dirvi qualcosa relativamente al mio percorso di studi, che in effetti non finirà, non è mai finito. Ho 37 anni, vi dico anche l'età, e sono 37 anni che studio, che amo la ricerca per lo più, la cultura. La cultura ci rende liberi, ragazzi. Io vi dico, ragazzi, non so se ci sarà qualche mio coetaneo che mi seguirà, non credo. Questo è il limite, purtroppo queste cose sono veramente importanti perché vi aprono la mente, vi creano una forma mentis e se non le fate adesso non le farete mai più. Cioè, difficilmente, anzi quasi impossibile, che una persona adulta di 50 anni, dopo che ha lavorato tutta la giornata e magari deve pure affrontare i problemi quotidiani, magari si mette a vedere queste cose qui. Quindi capite quanto possiamo. Potete essere privilegiati, poi vi parlerò anche magari del significato più profondo della scuola. Comunque, la scuola essenzialmente era vista come un'opportunità, era come vista come un tempo libero, in realtà come un investimento, perché chi andava a scuola poi rendeva 100 volte di più di chi non andava. Quindi, ragazzi,
anche se da un punto di vista forse socioculturale non investiamo tantissimo nell'istruzione, nella cultura, elementi più brillanti a volte sono costretti ad andarsene all'estero, guadagnano pure molto di più all'estero. Poi cercate di capire che siete in Italia, che è una storia meravigliosa, bellissima, che ci sono tante persone veramente fantastiche, anche sì, alcuni sono dotti, ma molti sono saggi. Cercate di seguire i saggi, cercate di essere umili, cercate sempre di imparare, ove possibile, e ovviamente la conoscenza è infinita. Socrate diceva che è tantissimo sapere di non sapere. Con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata o una buona notte, a seconda dell'orario in cui state guardando il video. Alla prossima lezione. Ciao a tutti.